Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia e tempi della filosofia. Allora, stiamo facendo vari discorsi sui pianeti nelle case, in un modo sintetico. Adesso voglio parlarvi di Giove. Giove, sì, pianeta notoriamente della fortuna. Giove, G come gioia, gaudio, giubilo, gloria. Eh sì, perché è il pianeta della felicità, della serenità, del benessere, del godimento. G come godimento. D'altra parte, là dove c'è felicità, c'è fortuna. Anche se non sta accadendo nulla di particolarmente straordinario, però se sei felice, sei fortunato. Giove rappresenta gli stati di grazia. G come grazia. Cioè la fortuna che ti arriva dall'esterno. G anche, Giove, G come gola, la voce, inteso come parlare, ma anche come cantare. Tanti cantanti hanno Giove in una posizione buona. Dovete vederlo anche come, appunto, elemento orale, quindi che abbraccia. Giove rappresenta anche proprio l'abbraccio che ti conforta. Allora, Giove nella prima casa, quella arietina, dove il sole è esaltato, l'io esaltato. Beh, qui c'è una coincidenza perfetta fra la persona, il mio io, e questa felicità, questa espansione vitale. Giove è anche l'espansione vitale. Entro in un locale, io che ho Giove nella prima casa, ci sono tante persone, e mi espando, subito mi si nota per la mia energia, no? Per la mia giovialità, per la mia bonarietà, per le parole a profusione che diffondo attorno a me. Diciamo che sono una persona dal formato gigante, un po' invadente anche per certi versi, no? Perché sono anche un po' esagerato, no? Nella mia presenza, però una persona anche veramente che ti comunica un grande buon umore, una grande felicità di vivere, straordinaria. La persona che ha Giove nella prima casa crea attorno a sé un cerchio di energia scoppiettante, di benessere proprio, ti abbraccia tutti quanti. È molto bello avere questo Giove nella prima casa perché ti rende felice di fondo, fortunato di fondo. Il tuo io coincide con la felicità, con la fortuna e con l'espansione vitale. Poi c'è la seconda casa, cosignificante del toro, e qui abbiamo quindi Giove nella sua esaltazione, molto potente. Dovete tenere conto che la seconda casa, quella dell'habitat naturale, rappresenta tutti quei luoghi che stanno attorno a me quando io cresco. Le cose che possiedo anche in un modo o nell'altro, indirettamente, la casa, il giardino, i boschi che stanno attorno se vivo in campagna, oppure la città, le strade, la scuola, la chiesa, le piazze, i parchi, eccetera. Quindi è un ambiente, è anche l'ambiente, il territorio linguistico, quindi c'è anche la lingua, è anche l'aspetto culinario, ci sono i cibi della mia regione. Allora io, in quanto individuo che è Giove nella seconda casa, abbraccio qui proprio con la gola, no? I cibi, amo tantissimo i cibi della mia terra, e l'Italia sappiamo quanto è ricca da un punto di vista delle tradizioni culinarie, quindi ogni città, ogni regione ha i suoi cibi, i suoi piatti, amo tantissimo proprio i miei piatti, amo tantissimo il linguaggio che si utilizza, la lingua che si utilizza nella mia regione, il dialetto. È una lingua, naturalmente. L'Italia è ricchissima di dialetti, quindi parlo il mio dialetto, la lingua della mia regione, e godo di questo, no? La sento proprio in gola, la sento in bocca proprio. Abbraccio tutto quello che mi circonda. Beh, segnala anche fortuna proprio nei possedimenti. Nasco in una situazione privilegiata da un punto di vista materiale. I miei genitori probabilmente hanno soldi, mi lasciano una casa che io erediterò, ho una casa che erediterò, ho una situazione finanziaria positiva. Teniamo conto anche che la seconda casa è quella anche della propria immagine, così molto concreta, quindi posso avere fortuna in lavori come fare modello, la modella, l'attore, l'attrice, perché sono bello, sono bella, oppure anche in tutto ciò che riguarda l'immagine, anche non mia, può essere dipingere soprattutto paesaggi, no? Perché guardo delle cose, devono essere cose molto concrete, palpabili, il toro vuole cose materiali, cose solide, oppure fare fotografie. Ecco, tutte queste cose possono riguardare la seconda casa, questo Giove, fortuna in questa direzione, fortuna veramente della materia. Qui Giove veramente si diverte, Giove Zeus, qui se la gode alla grande. Terza casa, che è quella della comunicazione dei gemelli. Beh, c'è una grande attività da un punto di vista sociale. Sempre al telefono, questo un po' tutti naturalmente, sempre al computer, insomma, grande gioia, grande espansione da un punto di vista comunicativo, e amo molto stare nella mia città, nei paraggi di dove io abito, e frequentare salotti, diciamo così, non ci sono più proprio salotti letterari una volta, però insomma locali, luoghi dove ci sono tante persone, dove si può parlare in un modo divertito, in un modo brillante, leggero e anche profondo contemporaneamente. C'è un'oscillazione costante, come vuole Mercurio. Quindi grande felicità, grande fortuna nella comunicazione, nell'aspetto sociale, nella mia relazione con l'ambiente sociale, con la gente in generale.
Quindi può essere anche molto buono, per esempio, per lavorare in televisione, parlare nello schermo davanti alle telecamere, per esempio un giornalista che porta notizie, come vuole la terza casa, legata a Mercurio, Mercurio che porta notizie dall'Olimpo alla Terra, porta notizie dal mondo, può avere un Giove importante, un Giove nella terza casa, comunica notizie e c'è la parola anche di mezzo, quindi comunicazione, sono molto fortunato in quella direzione. Anche negli spostamenti veloci, mi piace molto viaggiare e sono felice quando posso viaggiare con la motoretta, con il motorino, con la moto, con le automobili, eccetera, usare i mezzi pubblici, eccetera, eccetera. Soprattutto felicità dal punto di vista del legame sociale. Quarta casa, che è quella della famiglia. Sono fortunato in famiglia, nasco in una famiglia in cui io sto veramente bene, sono confortato dalla casa, dai miei genitori, dal mio papà, dalla mamma. La mia fortuna risiede lì, nella famiglia natale. E poi questa famiglia diventa, scusate, questa fortuna diventa la fortuna che ho anche nella mia famiglia, che io mi costruisco, non solo più quella natale, ma quella che mi costruisco. Sono fortunato nella famiglia in generale, molto bello, no? Il focolare, la casa. Quindi se tu hai Giove nella quarta casa, sei sicuro che avrai una bella famiglia o metterai tantissima della tua energia lì, con i tuoi figli, con tua moglie, con tuo marito. Fortuna veramente legata alla famiglia e alla casa. Puoi essere una persona anche che si occupa di architettura, di arredamento, in un modo molto fortunato. Giove nella quinta casa, che è quella energetica, estiva, d'agosto, il cuore rovente dell'estate. Beh, qui c'è il divertimento. Mi espando con il sole, come vuole la quinta casa, che è la sede del sole. E quindi la mia fortuna, la mia felicità coincide con il divertimento legato al sesso, perché la quinta casa è sessuale, ai divertimenti in generale. Più consumo carburante, più faccio, più mi spendo e più sono felice. Ma è una grandissima carica vitale. Ricordatevi anche che la quinta casa è quella dell'insegnamento, che va dalle scuole materne, bambini molto piccoli, fino al liceo, high school. Quindi abbiamo anche degli ottimi professori qui, persone dalla parola che si impone su questi bambini, che sono energia allo stato brado, no? Riescono quindi a convogliare queste energie, a imbrigliarle, a canalizzarle, a plasmare i bambini. È molto importante per una persona che insegna, può essere molto importante avere un Giove in questa posizione, anche altri pianeti, però un Giove ti rende particolarmente fortunato nell'insegnamento. E se non insegni veramente come mestiere, riesci ad insegnare alle persone in generale, avendo questo Giove. Quando parli insegni sempre qualche cosa. Giove nella casa sesta, quella della Vergine. Hai una fortuna nella tua vita quotidiana, nella regolarità delle cose, nel metodo, nella musica, come spiego tante volte, nella sinfonia quotidiana. C'è una grande aderire a tutto ciò che è co concreto, materiale, che puoi afferrare, gli oggetti. Ma c'è una cosa molto specifica, è il lavoro, perché la sesta casa è proprio quella del lavoro. Non è il lavoro autonomo indipendente, che è sempre difficile da avere, è quello dipendente, però va benissimo, no? Tanti di noi lavora in modo dipendente, però è una grandissima fortuna nel lavoro. Trovi lavoro di questi tempi, poi insomma non è facile, però chi ha Giove nella sesta casa trova lavoro facilmente, lo può anche perdere, ma lo ritrova subito. È veramente particolarmente fortunato nel lavoro proprio, avere un lavoro. Questo è molto molto buono, è una cosa molto concreta, ma veramente importante. La settima casa, che è quella della relazione. Beh, è abbastanza semplice, la relazione, il matrimonio. Sei fortunato nel matrimonio, sei fortunato nella coppia, bellissima cosa, no? Ti espandi verso l'altra persona, c'è gioia legata all'altra persona, c'è abbraccio dell'altra persona. Tenete conto che la settima casa è anche quella della relazione professionale, cioè la coppia può essere anche lavoro con qualcuno, quindi c'è anche fortuna nel lavorare con una persona in particolare, in team, soprattutto con una persona in coppia, due persone, una coppia. Quindi grande fortuna in quella direzione e felicità naturalmente. Ottava casa, quella dello scorpione, quella un po' difficile, dove Giove è nella sua posizione di caduta, adesso sta transitando proprio lì. Allora, sei Giove nell'ottava casa, beh, ma guardate, è molto buono, perché l'ottava casa è quella delle difficoltà, delle zone oscure della vita, dei problemi, dei nodi da sciogliere. Beh, questo Giove fa sciogliere tutti i nodi, cioè hai fortuna in particolare nella soluzione di problemi complicati e sai morire e risorgere, così come è tipico dello scorpione, no? Come l'araba fenice, no? Morire psicologicamente, emotivamente, anche perché ci sono delle difficoltà, dei problemi, e poi cadi, sei sconfitto, ma poi dalle tue ceneri risorgi sempre.
Questo è Giove, quindi chi ha Giove nell'ottava casa può addentrarsi nelle situazioni più complicate, più intricate, più complesse e se la cava sempre. Grandissimo Giove in questo caso, straordinario. Giove nella casa nona, quella del Sagittario, fortuna nei viaggi. Giove, viaggi, vai lontano in paesi esotici e lì impari tantissimo, ti arricchisci. E lì pensi sempre alle vacanze, pensi sempre ai viaggi. Sei una persona che fa il suo lavoro, nel suo ufficio oppure da qualche hai sempre la testa nel viaggio. Molto importante viaggiare, assumere, prendere colori, odori, tradizioni di altri luoghi. Fondamentale, fortuna con l'estero, anche con le persone che vengono dall'estero. Tenete conto che la nona casa è quella dell'insegnamento ad alto livello, vi dicevo la quinta casa è quella, diciamo, a basso livello, si fa per dire, no? Nona casa è quella dell'università, del cattedratico, quindi se qui abbiamo un cattedratico, Giove, la voce, quindi proprio si impone, qui è nel suo domicilio, nel suo domicilio primario, Giove, quindi è una persona che insegna e la sua parola è molto efficace e didascalico, quindi riesce a riassumere molto bene ad essere cristallino, chiarissimo. Vale per per chi lavora all'università, ma per gli oratori in generale, per i conferenzieri, e se non fai quel lavoro comunque sei una persona che quando parla tutti rimangono incantati perché dici delle cose veramente appariscenti e molto convincenti. Ti convincono, ti prendono, ti avvolgono con questo l'abbraccio di Giove. Giove nella decima casa, quella del Capricorno, ebbene, quella del trionfo, della riuscita, sei una persona che riesce nella vita, che riesce a raggiungere tutti i suoi traguardi. Forse una posizione anche migliore, lo dico tra parentesi, è Saturno, nonostante potrebbe sembrare negativa, perché costruisci lentamente, ma crei delle basi molto molto solide, però rimane il fatto che avere Giove nella decima casa è segno di fortuna in generale. Nel lavoro tu ti proponi di raggiungere una data meta, avendo Giove lì, è abbastanza facile che la raggiungi. Giove vuole la tua felicità, vuole la tua gioia, vuole il tuo godimento, vuole che tu abbia denaro, vuole che tu stravinca, quindi ti porta a raggiungere molto facilmente le mete che ti prefiggi, soprattutto professionali. Decima casa. Undicesima casa, che è quella dell'acquario. Allora, qui abbiamo fortuna nell'anticonformismo, cioè riuscire a vivere fuori dagli schemi, quelli della sesta casa, la Vergine, tutto molto regolare, preciso. Riuscire a vivere fuori dagli schemi non è facile, Giove ti aiuta. Giove ti porta anche ad essere, a trovare felicità nell'armonia, nell'equilibrio, nella tranquillità. L'esatto contrario della quinta casa, che è esplosiva, non ama troppo l'esplosione, ama le cose pacate. Ma sapete, il vero anticonformismo è pacato, non è quello di tirare il sasso contro la vetrina, perché dopo tutto questo fa parte della regola. La regola è fatta di giornate che passiamo in ufficio, al lavoro, eccetera, poi momenti di esplosione, fine di settimana, che ci divertiamo, oppure c'è il carnevale, ma in fondo è tutto regolato, fa parte di uno schema ben preciso. L'acquario cerca sempre qualcos'altro di veramente alternativo, di raffinato, anche di spirituale. Allora c'è fortuna nella spiritualità, c'è fortuna anche nell'evoluzione personale profonda. Fortuna con gli amici, certo. Quando si fanno le cose con gli amici, chi ha Giove nell'undicesima casa, viene tutto molto molto bene. Il divertimento, ma anche i lavori. È molto importante lavorare con gli amici, relazionarsi con gli amici. La fortuna sta nell'amicizia. Chi trova un amico trova un tesoro, e questo lo pensa soprattutto un acquariano. È una persona che ha Giove in casa acquario, trova veramente una fortuna nell'amicizia. Dodicesima casa, e questa casa è legata ai pesci dell'infinito, che spazia tantissimo. Qui siamo oltre l'anticonformismo, siamo totalmente fuori dagli schemi, nello straordinario, come ho spiegato altre volte. L'ordinario sta nella Vergine, nella sesta casa, qui abbiamo veramente qualcosa di inconsueto, di insolito. Quindi la fortuna sta nell'inconsueto, nell'insolito, nello spaziare in dimensioni altre, che tante volte sono veramente magiche, legate al paranormale, all'extrasensoriale, ad altre dimensioni della nostra mente che non siano quelle della ragionevolezza, della ragione pura e dura, della scienza, eccetera. Si va veramente in un'altra direzione e comunque in generale si attinge da questo oceano di intuizioni, di sensazioni, suggestioni, e quindi insomma si abbracciano concetti, pensieri, idee che sono anche geniali in tanti casi. Ricordo ancora una volta che la dodicesima casa è la casa tante volte dei geni, delle persone della mente veramente sfavillante, che pensano delle cose che nessuno riesce a vedere. Quindi la tua fortuna e la tua gioia va in quella direzione. Più spazi, più ti liberi dalle regole, dalle catene, quelle della grotta di Platone, no? Che sei incatenato e più esci fuori alla luce del sole, in questo caso c'è la luna, però diciamo che la luna in questo caso è come un sole, e più sei felice. Bene, finisco qui questa spiegazione di Giove nelle varie case, vi saluto, ciao, e siate molto molto felici. Alla prossima volta, ciao!